Carissimi concittadini, buongiorno. Il problema di fare la spesa. Sul sito del comune e sull'app abbiamo postato i numeri telefonici di tutti i nostri commercianti di alimentari. Diversi di loro fanno anche il servizio a domicilio. Per noi consumatori credo che sia un'occasione per riscoprire l'importanza dei negozi di vicinato. La possibilità di fare la spesa fuori dal paese. La nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri è ben precisa. La spesa si fa nel posto più vicino a casa, salvo che il posto più vicino a casa sia in un paese limitrofo. I paesi limitrofi sono Casorezzo, Arluno, Santo Stefano, Marcallo, Mesero, Inverono. Il resto credo che siano tutte chiacchiere da Facebook. La situazione dei nostri concittadini contagiati, siamo al numero di 10 dall'ultima comunicazione di ieri. 9 al domicilio, 1 in ospedale. Dei 9 a domicilio, 3 sono addirittura d'arrivo, nel senso che per fine settimana potrebbero uscire dalla quarantena. Sono tutti monitorati dai servizi sociali, monitorati dalla polizia locale, a loro disposizione c'è un numero di telefono dedicato, attivo 24 ore su 24. Come ben saprete è venuto a mancare un nostro concittadino, Giuseppe Colombo, però sono un po' in istituzione. Il referto medico parla di ricaduta da influenza, il personale del 118 non ha ritenuto di dover fare il tampone. I familiari stretti si sono comunque messi in quarantena. Prossimamente poi rifaremo la risanificazione, scusate, delle strade, delle piazze e dei marciapiedi. Colgo l'occasione per ringraziare tutti coloro che in questo momento stanno lavorando per noi, chi lo fa per mestiere, le forze dell'ordine, i commercianti, e chi lo fa per volontariato. Ringraziamo quindi in particolare Protezione Civile, Caritas, Motoclub e tutti coloro che si sono messi a disposizione per quest'opera di volontariato. Il mezzo più efficace per ringraziarvi è quello di stare a casa e di far sì che questo contagio cessi nel più breve tempo possibile. Grazie e buona giornata a tutti.